Allora, con noi c'è anche Luca Bussoletti, cantautore che ha deciso di scrivere un brano che va nella direzione di una delle battaglie storiche di Amnesty, quella contro le mine anti-uomo. Prima di entrare sul tema, vediamo e sentiamo soprattutto un passaggio del tuo brano che è anche una compartecipazione di altissimo livello, quella di Dario Fo. Liberi, 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 senza guerra. Angeli siamo noi, angeli sulla terra. Gli ordigni neutralizzati ogni anno nelle operazioni di sminamento non sono più di 200.000. Il 30% delle vittime delle mine anti-uomo sono bambini. Bambini e bambini. Bambini e bambini. Liberi, 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 senza guerra. Angeli siamo noi, angeli. Il 30% delle vittime delle mine anti-uomo sono bambini. A solo un metro, questo è il titolo del singolo, ne abbiamo sentito un estratto. Luca Bussoletti, perché scrivi una canzone in questo momento su un tema così caldo, così delicato? Perché si sta un po' perdendo l'attenzione, purtroppo ci sono alcuni temi che vanno ricordati periodicamente perché l'attenzione è scema. È lo stesso motivo per cui Dario Fo ha deciso di aiutarci. Purtroppo l'argomento se ne parla di meno, ma è lo stesso attuale, e quindi anche attraverso la musica, che credo che debba avere anche questa funzione, volevamo sottolineare di non abbassare la guardia a riguardo. Un singolo l'incasso del quale sarà devoluto proprio ad Amnesty. Allora, com'è nata questa collaborazione? Lo chiedo prima a Luca Bussoletti, poi evidentemente Riccardo. C'erano due esigenze: da una parte dimostrare che la musica può aiutare senza avere secondi fini, nessuno di noi ha intenzione né di arricchirsi né di ottenere altro, non è un caso che nel video non compariamo proprio per non alimentare la nostra visibilità in nessun modo, e l'altra esigenza era però di aiutare con la beneficenza dei ricavati un'associazione seria, e nel caso di Amnesty ho avuto la possibilità di constatare che si tratta di persone serie ma anche di persone molto umane, che per me è importantissimo. Con lo stesso Riccardo qui in studio ho un bellissimo rapporto, ed è la dimostrazione che quando si fa del bene di solito si ha a che fare anche con belle persone. La cultura del volontariato che incontra la cultura della musica, così possiamo definire questo incontro? Sì, 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 è un tema importante come quello delle mine anti-uomo, anti-persona, di cui si parla poco perché sembra che poi, approvata una convenzione per la messa al bando delle mine anti-persona nel 97, il problema sia finito. Solo 3 giorni fa in Cambogia sono morte 13 persone perché esplosero di queste mine, che hanno una caratteristica che le rende uniche. Non c'è bisogno di un esperto per farle saltare, basta un piede innocente di un bambino o di una bambina perché saltino in aria. Allora, brevemente, c'è questa idea sbagliata che Amnesty non abbia bisogno di nessuno. No, noi abbiamo le porte aperte, ogni persona che vuole i diritti umani è benvenuta. Luca è stato benvenuto, ha scritto insieme a Dario un testo importante, un'operazione di cui ringrazio pubblicamente Luca, perché è importante coniugare impegno artistico e impegno sui diritti umani. Questa è un'operazione fantastica. Abbiamo sentita la voce assolutamente riconoscibile di Dario Fo. Luca Bussoletti, cosa significa lavorare con un grandissimo come Dario Fo? Beh, inizialmente c'è stato uno shock, come era logico che fosse. In realtà poi è talmente una persona tranquilla che ti mette subito a tuo agio, quindi noi nell'arco della stessa giornata ci siamo trovati a parlare appunto di questa canzone, a lavorare, e poco dopo a vedere i servizi di 90° minuto commentandoli. Quindi questo fa anche capire la grandezza di una persona che non fa pesare la sua arte e il suo talento. Grazie ai nostri ospiti.